Siamo nella chiesa parrocchiale di Ionia per parlare di una tela che raffigura San Francesco in adorazione. Nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Ionia, un'altra tela fa da pendante a quella che abbiamo visto sulla Sacra Famiglia nella volta scorsa, sempre di Domenico Carpinoni. La misura poi è identica, sono 130x100, quindi è sicuramente opera che fatta insieme nell'ultimo periodo della carriera pittorica di Domenico Carpinoni. Vediamo che il santo è in ginocchio, con le braccia nella posizione che sotto ci riferisce un altro tema, quello delle stimmate di San Francesco, quando dicevo le stimmate di San Francesco, l'ambientazione delle rocce e del bosco si riferisce appunto la Verna, e c'è anche Frate Leone in angolo, a sinistra, che guarda verso la luce che scende dall'alto, si riferisce alla notte tra il 13 e il 14 settembre del 1224, quando Francesco ricevette le stimmate dal Serafino che scendeva dal cielo e diventò l'Alter Christus. Quindi si tratta di una trasposizione del tema dalle stimmate all'orazione. Se guardiamo il dipinto, abbiamo la possibilità di capire a quali opere si è ispirato Domenico Carpinoni, in particolare a incisioni di opere di Agostino Carracci, San Francesco riceve le stimmate, ma anche a incisioni che riprendono opere del Barocci, un altro pittore italiano del manierismo, al quale il nostro Carpinoni era piuttosto legato. A Clusone addirittura c'è una tela della deposizione del Cristo che è ricavata quasi interamente da una stampa del Barocci. Del resto queste opere erano molto conosciute, quelle del Barocci, le incisioni degli olandesi circolavano in Bergamasca, tant'è che se noi vediamo per esempio l'opera del Salmeggia a Costa Mezzate nella chiesa di San Giorgio, è appunto presa da una di queste incisioni. Da notare, nella esecuzione della figura del santo di Assisi, la tipica torsione della figura stessa, tipica e frequente nella pittura manieristica europea alla quale il nostro pittore si ispirava spesso. Il santo è in ginocchio, in una torsione contrapposta del busto, delle spalle e della testa. Perché un'opera che riguarda San Francesco nella chiesa di San Giovanni a Ionia? È evidente il legame con la presenza a Villa d'Ionia di un convento francescano, proprio negli anni in cui il pittore clusonese dipinge queste opere. In Bergamasca c'è una larghissima diffusione di conventi francescani, addirittura 7 conventi dei Cappuccini e 7 conventi dei Riformati, tra i quali appunto il convento di Sant'Alberto a Villa d'Ionia.